È quella della Bisca, Shorty. Sai dove si trova? Non lo so. So che la trasmettono dal centro 9. Continuate a guardare come se niente fosse. Tieniti pronto ad usare quell'arnese. Zitto. Vuoi una prova? Adesso. Vi alzate e ci muoviamo piano piano. Chiaro? Adesso. In piedi. Avanti, sbrigati. Svelto! Basta, basta, fermati! Mani in alto! Tutte e quattro le pulite. Va bene, sei armato, grand'uomo, eh? Eh? Va bene, andiamo, andiamo! Svelti, svelti! Se fate una mossa sparo, eh? Ciao, Shorty! Ciao, ciao! Tu, muoviti, eh? Così! Entrate, forza, su. Sono loro, signor Rogor. Voi sapete chi sono io? No, perché? Lei non lo sa. Sta scherzando, signor Rogor. È ubriaco. Comunque sto sempre meglio di tutti quanti voi. Attenta a non scherzare troppo. Chi di voi due mi ha fregato l'incasso? Tu? Io non so cosa allude, signor Rob. Oh! Weasel perde subito la pazienza con i bugiardi. Bugiardo a chi? Avanti. Avanti, sono capace di farti a fettine se necessario. Weasel, cerca di controllarti, per favore. Signori, lasciate che vi spieghi il mio punto di vista. Voglio che mi restituiate i miei soldi. 18.000 Kruger. Adagio! Molto, molto adagio. Eccoli. Ora siamo pari, d'accordo? Questo biglietto non è rimborsabile e oltretutto vale soltanto 13.000 Kruger. Ho inviato qualcosa a Nebula, ecco. Beh, troverò quel denaro. Mi dia solo un giorno. Mi hai convinto. 12 ore. Dopodiché, se non sarei tornato... Mi sono spiegato? Troverò il denaro. Sta tranquillo, tornerò. Ah, io sono tranquillo. E lei? Weasel. Tra 12 ore comincia a tagliargli le dita. Ogni ora gliene tagli una. Certo, signor Rogor. Hai capito quello che intende dire? Visitatore terrestre maschio. Chi è? Steve Armstrong. Sono le 3 di notte, che cosa vuoi? Ci serve ancora un lottatore.
Ecco! Vedo i tuoi 5 più 3 Kruger. Non bastano per vedere. Rilancio più 20. Guarda quello che ho e piangi. Ho 4 Nova. Scala reale. Un altro paio di mani come queste non dovremmo aspettare il mio amico. Sto scherzando. Signor Rogor. È occupato. Gli dica che il ragazzo è tornato. Allora? Qui c'è tutto. Io e il mio amico abbiamo degli impegni urgenti. Se non mi dispiace, dovremmo correre. 18.000 Kruger in circa 3/4 d'ora. Ti va di lavorare per me? Grazie, ma per ora ho già un lavoro. Signore e signori, non ho mai provato un'emozione così grande come stasera in questa arena. Per la prima volta dopo 20 anni, da quando Marcus si è ritirato, un umano combatterà in questa arena. Guardi, è il terrestre. Pubblico dell'arena, il prossimo incontro. Dai. Sarà una Bravo. Gara da due okay, minuti. Basta. Buon divertimento. Ecco come ha fatto a trovare qui Kruger. È un lottatore. I contendenti sono Steve Armstrong, originario del pianeta Terra, e Sloth Tutor, originario del pianeta Ronca. Tutto bene? Sì. Non preoccuparti della sua mole. L'handicap gli riduce la potenza. Vedrai che i tuoi soldi non li hai sprecati. 5 secondi all'inizio dell'incontro. Lottatori al centro dell'arena. Steve Armstrong, 0 etica. Sloth lotta con 1,10 etica. Forza, forza, ammazza quel raspo! È ovvio, nessun essere umano può competergli e questo sarà dimostrato qui stasera. Non immaginavo che il ragazzo fosse un lottatore. Ha detto bene, capo, neanch'io. Cerca di riprenderti. Sai dove ti trovi? No, dimmelo tu. Non sei divertente e se perdi non ci sarà un campione umano per molti anni. Beh, questo è incoraggiante qui. Vai, datti da fare. Quello che hai fatto a Vang fanno anche a Sloth, è chiaro? Giusto. Quando gli eri addosso si è messo sulla difensiva. Se colpisci il suo sensore nervoso puoi ancora vincere. Ha ragione. Cercherò di ricordarmi quando mi sarà sopra. Se vuoi vincere, ricordami. Io. Vai e combatti. Uccidi quella cavalletta, forza!